Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi siamo a Bastia Umbra, siamo qui, vedete la grande Bastia Umbra, per UmbriaCon, questa nuova fiera che inizia da quest'anno in Umbria. Vediamo un po' com'è, ci sono insomma delle buone promesse, tanti begli ospiti, editori, autori, vediamo. Facciamo un giro, vediamo un po' com'è la fiera e capiamo. Come sempre vi porto il vloggettino per farvi contenti, anche se non potete venire in fiera voi, lo trovate qui sul canale. Alla grande, no? Padiglione 1, facciamo un grande applauso, che benissimo, grazie. Per il cibo, qua inizia un po' la zona gaming, cosplay, così, vediamo un po'. Abbiamo un po' tutta la zona Star Wars, come vedete, con laser, robot, Han Solo nella carbonite. Abbiamo la zona gaming, abbiamo un bel Nintendo NES gigante, un po' di cabinati da provare, immancabile il Game Boy gigante, in alto c'è anche un buon Kirby e continuiamo un po' tutti i cabinati. Michele Mai è concentratissimo. Non mi ricordo più come si gioca. Chiaramente ti fanno il culo. Perché tu prima hai perso. Ma perché tu non mi hai voluto dire come si fanno le mosse? Non lo so come si fanno le mosse. Sì, sì. Una vita che non giocava a Wing Jam. Ma chi ti crede? No. Mi ricordo come si gioca. Godo come un riccio. Guardalo. 1-1. È finito il tempo, l'ho vinto, l'ho battuto. 2-1. Super Mario Brothers che giocano a Super Mario Bros. Attenzione, Luigi prende la sua vendetta. Qua la zona gaming sponsorizzata da Gamers Arena, tante postazioni PC e si balla anche pare. Un po' di VR. Qua si possono provare diversi giochi, società. Si gioca un po' con fucili e cose varie. Abbiamo carte collezionabili, ne sono tantissimi di stand di carte, bisogna dire la verità, eh? Ancora carte e anche figures. Abbiamo DV Games, Genos Games e qua c'è Fantasia, quindi ancora giochi, carte, eccetera.
foto di zio Paperone, veramente veramente bello, guardate che roba. C'è anche zio Paperone. Ancora carte che vanno veramente fortissimo, questa fiera c'è un padiglione quasi totalmente dedicato, carte figures, Funko Pops. Ancora carte. Cubo del nerd con tanti gadget, anche qui è carte. Abbiamo ancora un po' di giochi. Voodoo e peccato. Altri stand anche qui. Un bel pupazzo che saluta. E qua abbiamo Federic Store e diversi stand di giochi e carte. Diciamo che questo padiglione qui è un po' dedicato tutto quanto al gioco, alle carte, poi ci sono un po' di figures e cose varie. Anche qui si possono provare vari giochi in quest'area. Abbiamo i nostri amici di Starshop, ragazzi, sempre fortissimi, tutte le fiere con il loro stand splendente, fantastico. Continuiamo con qualche muro di Funko Pop anche qua e figures. Abbiamo Card Gallery con le tavole originali, vedete qua sotto, gente che veramente una figata. Abbiamo qua anche questa mini Artist Alley, stand Apo e Manga Senpai, senza il buon Fabrizio stavolta. Abbiamo Kenji Watanabe, creatore di Digimon, che sta schiacciando. David Lloyd con una fila praticamente lunghissima, un po' angolo Giappone-Corea culturale. Poi abbiamo tutta l'area ASEAN-Japan con anche lo spazio conferenze. Kevin Eastman, creatore del Tartaruga Ninja, grandissimo. Thank you.
Wumpla, Umbria, continua la parte relativa all'Artist Alley. J-Pop anche qui, Simone schiaccia. Cosa fa questo ragazzo, giovane ragazzo aitante qui allo stand J-Pop? Incredibile. Non sei qua, non sei tu. È uno stand tutto a tema Harry Potter, tanti gadget eccetera, abbiamo anche l'auto. Siamo qui con Julie che ci fa il solito sketch come ogni fiera con il volume 9 di Butterfly. Si vola. Però manca Fabrizio oggi, dov'è Fabrizio? Fabrizio non c'è in realtà, forse veniva come visitatore. Vuoi lasciargli un messaggio? Rimani dove sei, non venire. Scherzo Fabrizio. Ragazzi, Giulia sta mettendo un impegno pazzesco, guarda che si sta inchiostrando tutto quanto, è incredibile. A vedere un po' Giulia che così. Eccoci qua con... Dai, mi sono impegnata stavolta. Oggi sì. Tanta roba. Qua abbiamo un caverna di Platone selvatico. Facciamo del content, Domenico, che il dici? Content, il content vero sarebbe rovesciato. Non lo faremo perché è buona. No. Un saluto agli amici del canale di Michele Mari. Un saluto agli amici, ma soprattutto alle amiche del canale di Michele. Bravo. Eccoci qua, finalmente siamo a casa per le considerazioni finali sulla fiera e per gli acquisti. Come c'è sempre il buon Milo, che è un po' addormentatino, stava dormendo, è vero, furbetto. Cosa dire di questa fiera? Essenzialmente, voglio dire che per essere una prima edizione, secondo me è stata organizzata molto bene, molto carina, comunque lo spazio si presta piuttosto bene alla fiera. Per me è facile da raggiungere, arrivo circa un'ora e mezza, un'ora e quaranta. La cosa veramente bella, secondo me, è la presenza degli artisti internazionali. Non mi interessavano particolarmente, almeno a livello personale, però è stata davvero una grandissima cosa che la prima edizione di una fiera già ha degli artisti di questo calibro, veramente una figata. C'erano anche tante iniziative organizzate all'interno, come panel, workshop, insomma piuttosto carine. Era organizzata bene perché c'era la parte fumetto, la parte giochi e la parte gaming spettacoli. Un problema che secondo me è da tirare fuori è quello del cibo, che purtroppo effettivamente da quel punto di vista lì la fiera era un po' carente. Nel padiglione gaming spettacoli c'erano alcuni piccoli stand ma prezzi esorbitanti per davvero cose di bassa qualità. C'erano delle aree bar dove c'era davvero pochissimo. La zona più interessante, diciamo, che era quella con il cibo giapponese, è stata totalmente presa d'assalto e davvero c'erano delle code più lunghe che dagli autori. Quindi su questa cosa si può decisamente migliorare, servono assolutamente più stand dove la gente possa mangiare con calma e anche magari degli spazi un pochino dedicati, perché anche lì nella parte cibo giapponese si erano tutti ammassati in quella struttura che c'era nel padiglione e non era proprio un bello spettacolo. Comunque sono contento perché in Umbria mancava un evento di questo tipo e sicuramente se si ripeterà troverò il modo di esserci. Detto questo, direi di passare un po' agli acquisti, perché dopo aver fatto un giro in fiera sono stato un po' anche allo Starshop di Bastia Umbra per fare delle cosine che vedrete a breve. Come avete visto dal video, sono stato allo stand Manga Senpai e mi sono recuperato il volume 9 di Butterfly Effect dalla mitica Giulia Della Ciana, e abbiamo anche lo sketchino come sempre, come ogni volta per ogni fiera. Dopodiché ho fatto qualche recuperino volante, infatti visto che mi è piaciuto tantissimo il primo volume della Luna d'Acciaio ho cominciato a recuperare anche Kasane con il volume 1, assolutamente una serie che volevo leggere. Ho approfittato anche per recuperare il primo volume di Dungeon Food, visto che comunque c'è un bel hype intorno all'anime, intorno a questa serie, e alcuni del gruppo me la consigliano già da tanto. E poi ho preso anche Funeral Concerto, del quale alla fine ho sentito parlare molto bene da tanti, voglio provarlo visto che è un volume unico, l'ho preso e vediamo un pochino. Oltre a questo ringrazio Marta che mi ha fatto recapitare due birre del birrificio Infraportas, il birrificio del suo fidanzato Foligno, una buonissima Vice che proveremo a breve e un'altra interessantissima Golden Ale che proveremo pure questa a breve. Quindi grazie ancora Marta per il pensiero, fa sempre piacere, speriamo di vederci presto. Come sempre è bello tornare in fiera, è bello andare in compagnia, è bello ritrovare amici, conoscenti, persone che seguono il canale, e quindi con UmbriaCon si ricomincia un'altra grande stagione di fiere anche per il 2024. E come sempre ragazzi, i vlog non mancheranno mai. Detto questo, vi ringrazio per aver seguito il video, lasciate un bel like, vi aspetto anche come sempre su Instagram e su Twitch, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!